Nasce il barometro italiano della sclerosi multipla, una fotografia a tutto tondo sul mondo legato alla malattia, scattata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dalla sua fondazione. Il barometro è uno strumento creato anche per denunciare una situazione gravosa per le persone con sclerosi multipla e anche per contribuire attivamente alla risoluzione dei problemi. L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla consegna oggi alle istituzioni, a tutti gli stakeholder, e la prima copia del barometro della sclerosi multipla 2016. Dalla Carta dei diritti di 2 anni fa all'agenda della sclerosi multipla 2020, cioè gli impegni che chiediamo ovviamente a noi stessi, ma anche a tutti gli stakeholder dello scorso anno, quest'anno il primo sforzo è di cominciare a misurare da dove partiamo, la fotografia dell'esistente, perché ogni anno di qui al 2020 dobbiamo misurare quanto ci avviciniamo a un mondo più libero dalla sclerosi multipla, come chiede l'agenda della sclerosi multipla, come chiedono le persone con sclerosi multipla. Questo è lo startup. Da dove partiamo? Questo è lo stato dell'arte, una fotografia che l'associazione ha voluto fare, molto puntuale e precisa, proprio perché non abbiamo voluto lasciare niente indietro. Avremmo potuto fare un documento molto più sintetico, ma questo non abbiamo voluto farlo semplicemente perché vogliamo davvero che sia più completo possibile e sul quale lavorare e sul quale confrontarci l'anno prossimo per vedere dove siamo riusciti a fare la differenza. Le persone con SM cosa chiedono? Chiedono quelli che sono dei diritti, diritto alla salute, diritto all'inclusione sociale, diritto al lavoro, diritto all'autodeterminazione. E noi sappiamo bene che queste sfide le affrontiamo giorno per giorno, ma non le possiamo vincere se siamo da soli. Accanto a noi c'è la nostra associazione, c'è l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, accanto a noi per essere efficaci e per vincere queste sfide davvero nel minor tempo possibile è necessario che ci siano a fianco le istituzioni.